Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video dove inizierò una nuova serie di Inazuma Eleven Go Chronostone sui set definitivi. Infatti in questo video farò il primo episodio e vi farò vedere come allenare perfettamente Mark Evans. Allora, intanto dobbiamo cominciare a vedere l'elemento che è montagna. Quindi vabbè, Mark ha già dall'inizio mano di luce e mano di luce V. E quelli direi di lasciarglieli. E poi si ottiene dai distributori la mano di luce doppia e gliela insegniamo, perché è la tecnica più forte di montagna, se non sbaglio, di parata. E ovviamente la alleniamo fino a evoluzione 2Z. Poi gli diamo presa più più più, che se ne ottiene uno solo nel gioco, e montagna più. E come equipaggiamento direi guanti notturni, che aumentano di 70 la presa. E i parametri aumentiamo tutto il tempo che abbiamo fino al malus, tutto nella presa. Poi dobbiamo arrivare con la tecnica fino a 100, non di meno, perché se andiamo a vedere, ecco, la mano di luce doppia richiede una tecnica di 100. Infatti vedete, difficoltà 100. Infatti, se avete la tecnica più bassa, quando eseguite la mano di luce doppia vi verrà la scritta debole con un valore più basso. Quindi la tecnica la manteniamo al 100. Aumentiamo la presa finché riusciamo, con i guanti notturni e presa più più più, che fanno un totale di 100. Aumentiamo la presa di 100 usando guanti notturni e presa più più più. Poi dobbiamo aumentare la difesa fino ad arrivare a 1 di attacco. E la stessa cosa con la fortuna, che la aumentiamo fino ad avere un tiro di 1. Poi vabbè, qui ce l'abbiamo a 11, perché con gli scarpini 0 aumenta di 10 il tiro. E io ho aumentato fino a 215 la resistenza, per avere la velocità molto bassa, anche se visto che non gli serve molto. E poi ho usato gli scarpini 0, visto che mi avanzano pure. Poi con la fascia di Tescat aumentiamo la fortuna di 58 e la resistenza di 12. E l'attacco, e poi con il ciondolo solenne la difesa aumenta di 58 e l'attacco di 12. Poi per il Mixmax utilizziamo Ra. Di tecniche in più gli diamo montagna più e grande incassatore. Cioè, montagna più è la stessa di prima, che aumenta la forza delle tecniche montagna, incluse quelle degli spiriti guerrieri. Ma grande incassatore svuota più in fretta la barra di stordimento. Vedete che la presa con Ra va a 719 e la difesa 356, resistenza 290 e fortuna 318. Vediamo come allenare bene Ra. Eccolo qua. Come spirito io ho dato Re Bianco, perché ha un'extra molto buona, cioè Urlo del Guerriero. Più alleati maschili ha, più chi possiede questo spirito guerriero è potente. Visto che la mia squadra è formata da soli maschi, direi che è perfetta. Poi abbiamo montagna più, vabbè. Qui dobbiamo, i parametri di Ra, dobbiamo aumentare al massimo la presa fino a 407 e la difesa pure al massimo, finché l'attacco diventa 1. La fortuna la aumentiamo finché il tiro non va a 1. E con velocità e resistenza li teniamo equilibrati. Poi perché ho scelto Ra? Perché è semplicemente il portiere più forte del gioco, cioè che può aumentare la presa più di tutti, perché come vedete con Ra vediamo che la presa arriva a 407 senza nessuna extra e senza nessun equipaggiamento, diminuendo fino a 1 la tecnica, e quindi è, diciamo, quello che la può aumentare di più di tutti. Non c'è nessun giocatore che se aumentiamo la presa arriva a 407 diminuendo la tecnica. Quindi è quello che può aumentare di più.
Quindi direi poi come spirito Grandius, perché vabbè è il suo spirito, solo che ci potrebbe essere di buono pure. Vabbè, Coro Coro solo per l'extra, per il resto fa anche abbastanza schifo. Vabbè, io gli ho dato Grandius per l'elemento, perché rimane montagna e pure la tecnica extra di Grandius è montagna. Ed è a 210 di potenza, di forza, la tecnica di Grandius. Quindi direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.